Massimo Grassi, Valli Arredo Bagno. Con cosa siete presenti a questo CERSAIE? Sì, dunque, noi questo CERSAIE presentiamo oggetti per il mondo bagno, ma non solo, quindi un'attenzione particolare a tutto ciò che è il mondo dell'arredamento e del complemento d'arredo. Per noi fondamentale, come sempre, ricerca, sviluppo, collaborazioni con designer di fama internazionale, ma anche una grande attenzione alla manualità, artigianalità. Quindi, le novità, citandole velocemente, partirei dal My Friend, che è un servomuto barra specchio, o specchio barra servomuto, come si preferisce, da applicare a parete, quindi doppia funzione, specchio ma anche la possibilità di appoggiare giacca, pantalone o gonna, posizionabile in qualsiasi locale, sia nel residenziale che nell'alberghiero. Direi importante anche per noi la serie di complementi Nest e Mini Nest, che sono degli cesti in ecopelle per la biancheria sporca, quindi come contenitore per biancheria sporca, ma anche come sgabello, quindi anche qui doppio utilizzo, sgabello, biancheria o anche cestino per bagno, quindi una pattumierina da bagno molto elegante. Importante la collaborazione con la stilista spagnola Agatha Ruiz della Prada, che credo non abbia bisogno di presentazioni. Noi facciamo parte del progetto La Casa di Agatha Ruiz, quindi insieme ad altri nomi nel mondo del design e dell'arredamento di rilievo. La stilista, come sappiamo, lavora prevalentemente con colore, grandi colori, grande vivacità e soprattutto grande comunicazione. Una persona estremamente aperta, solare, che fa di tutto ciò che tocca un qualcosa di colorato e di vivace. In ultimo, la serie La Piantana da terra o parete attrezzata, rigo 1, rigo 2. Questo sistema, appunto, di una piantana a terra che permette di essere utilizzata sia come portabito, quindi in ambiti abitativi, non solo bagno, l'ingresso piuttosto che il salone, o la piantana attrezzata che nasce come appendiabito ma può diventare uno svuotatasche, un portagiornale, quindi massima flessibilità e massima attenzione all'esigenza, al vivere, non oggetti di puro design per il gusto di avere qualcosa di bello, ma anche di utile, per noi importantissimo.